Roma è la Roma. Comunque è l'unico giocatore per il quale la Roma è diventato ormai in questo deserto che assoluto, in particolare per la Roma attuale. Credo che se la Roma dovesse azzeccare tre giocatori sul mercato, un difensore, un centrocampista e un altro attaccante in grado di buttare il pallone dentro, si parla grandissimamente della magica, fa parte delle 20 ore su 24 in questa città, e fa parte proprio dell'aria, del Tevere, del cupolone, c'è la magica. Squadra, allenatori, dirigenti, società, è tutto da rifare. I clienti quando salgono sul taxi spesso non riescono nemmeno a fare una telefonata normale, perché ogni taxi ha la sua radio locale che parla della Roma. È la Roma sotto la gestione di Francesco. Poteva anche sognare, ma invece la Roma ci può deve sentire il fiato dei tifosi che sta al cancello alla rete. Qualche volta conviene anche perdere una corsa, ma non sentire lamentele dei clienti sulle radio della Roma. E visto che questa sera si giocherà Roma Real Madrid, già futuro, si vince stasera, si arriva primi del girone. Questo è il pensiero di un tifoso romanista ambizioso. Questo è il pensiero di un tifoso romanista che non si accontenta. Gli ascolti sono in picco, quindi li abbiamo superati, 100.000 ascolti giornalieri. Il tifoso è umorale, quindi stasera vinciamo e domani saremo felici di nuovo. Forza Roma! Faccio di testa, suggerisce il pallone in maniera involontaria a Gareth Bale, che va a calciare. Real Madrid in vantaggio e arriva la deviazione da parte di Lucas Vázquez per il 2-0 del Real Madrid. Per me puoi perdere pure 6-0, ma devi sputare. Io credo che qualcuno aveva finito anche la benzina dopo 15-20 minuti del secondo tempo. Lo so, Piero, purtroppo è così. Pronto. Intorno a questa squadra e anche dentro di Goria c'è un'aria proprio che non è più bella. Non è più un piacere seguire. Da fastidio il volume della radio? No, assolutamente. Vedo che abbiamo gli stessi colori nel cuore. Ecco, quindi giornata, insomma, non proprio. Beh, insomma, il sole non è proprio così. Così. La Roma ieri sera ha perso la sesta partita su 18, una ogni tre. Quindi 1-0? 0-2. Ah, brutta cosa. Umiliazione, sì, diciamo. In questo momento, tra l'altro, a Roma se gli deve andare male una cosa, sì, io proprio... Allora, si tenga forte però, sì, perché io sono bergamasca e tifo Atalanta, naturalmente, ecco, quindi c'è. Questo è il colpo di grazia della giornata, credo. Ecco, io devo ringraziare il Padre Eterno che mi ha fatto romanista, che è un'emozione indescrivibile, come penso per tutti noi, no? E forza Roma!